Gira. Allora, quindi particolarmente incentrato sui suoni e insomma sul relax, ci sta. Io adoro dare questo servizio che è un po' una via di mezzo fra trattamento sul rilassante e trattamento per il viso. Allora, per prima cosa vado cominciamo struccando leggermente gli occhi e magari il mascara.
vado a prendere. Vado a sciogliere il trucco sulle ciglia. Poi metterò questo olio ovviamente su tutto il tuo viso, ma sugli occhi voglio essere più precisa e delicata. Ok, anche sulle sopracciglia. Con le mani e vado a passare l'olio su tutto il viso. So che non avevi molto trucco, ma trovo che una doppia detersione di sera soprattutto sia necessaria, perché non ce ne accorgiamo, ma si accumula tanto smog e sporco sul nostro viso, quindi serve una detersione più profonda rispetto al mattino. Ok? Bene. Adesso andiamo il detergente in gel direttamente senza risciacquare l'olio. Ok.
adesso, per fare ancora più schiuma e detergere meglio, vado anche prima con la parte morbida di questo appunto pennello per la detersione viso, e poi andrò anche con questa parte un po' più di silicone. Zone come il naso, la parte bassa della fronte, fra le sopracciglia e sopra il mento. Sono contentissima. Ok. Adesso mi devi dire che tipo di trattamento vorresti. Se vorresti un trattamento idratante, lenitivo, purificante. Qui c'è un 2-3 gocce essenziale, 3 gocce di olio essenziale di lavanda e una di arancio. Fatti sentire l'odore veramente rilassante che si è creato. Ok, te lo metto un po' qui sotto. Bene.
gira. Adesso lo spengo. Quindi vado a scegliere la maschera più adatta a te. Fammi scegliere un attimo. Un pochino di scelta, ma alla fine ho scelto questa. Allora, questa è una maschera di soggetto illuminante e ha acido latto bionico, acido ferulico, vitamina C, acido mandelico ed è appunto un, diciamo, peeling abbastanza perché non voglio esagerare. Come ti dà? Voglio fare qualcosa di un pochino più potente. Vado a usare questo che si chiama Peeling Me Softly. È la stessa marca dell'olio struccante. Devo evitare il contorno occhi, ovviamente anche le labbra qui. Quindi faremo anche vicinissimo al tuo viso. Ok. Ok.
calmo sulle zone, soprattutto sui lati del viso. Questo lo lasciamo in posa e nel frattempo facciamo una bella idratazione intensa agli occhi. Ho scelto per te questo contorno occhi di Govi, questo è adatto sia la mattina che la sera, dipende tanto dalla quantità che ne si applica ovviamente, si chiama idrata elevica, acido ialuronico a tre pesi molecolari. Io ho preso anche questa sfera. Sotto e sopra, e andrò a fare un trattamento con le ampolline gelide. Questo permetterà all'occhio di sgonfiarsi e attiverà la microcircolazione. Qui andremo a idratare ma anche ad attivare. Ok, quindi 1, 2 e sopra. Anzi, io direi che è piacevole. Ok, ci siamo. Vado. E faccio proprio un massaggio. Molto delicato.
Piaciuti. Sì, sono oggetti, un oggettino un po' particolare. Vado a finire facendo assorbire con le dita. Ok, benissimo. Fatto. Adesso, mentre ancora in posa, il peeling e si è assorbito il contorno occhi, andiamo di scrub e poi maschera alle labbra. Uso questo che si chiama Dreamy Scrub. Levicare le tue labbra, ma anche lasciarle molto morbide e rimpolpate, belle sane, un bellissimo effetto. Come senti? Intanto la pelle la senti un po' tirare. Ok. Beh, è normale. Lo scrub si chiama Dreamy Balm. Ok, metto un po' così lo lascio assorbire. Durante tutto il resto del trattamento. Eccoci qui. Morbidissimo. Ok. Ti tolgo lo scrub. Dalle labbra. Super precisa. Adesso io direi che andiamo a togliere la maschera, anche questa con un panno bagnato, poi tonico e veniamo con la skincare, ok?
È un tonico con proprietà esfolianti, anche questo da usare la sera. Potrebbe un pochino pizzicare, ma è assolutamente normale. Ovviamente contiene acidi alfa, alfa-idrossiacidi, H. Assolutamente andare incontro al contorno occhi, alle labbra, quindi sto particolarmente attenta. Eccoci qua. È il mio stomaco che dice di me. Ho fatto merenda prima. Ho mangiato un kiwi che però sembravano tre, tipo tre kiwi. Già fatti, in realtà io andrei a mischiarne due. Fammi pensare, perché allora io volevo mischiarti il retinolo e un siero idratante, altrimenti di siero semplicemente idratante, che serve tanto soprattutto per il trattamento che abbiamo fatto oggi. Uno, due e tre.
lo vado quasi a tamponare. Lo vado proprio a tamponare in modo che si assorba bene. Cream di Charlotte Tilbury. Come puoi vedere, è molto corposa, quindi adatta ad idratare estremamente la pelle. Io amo utilizzarla come crema da notte. Soprattutto sulle
gli accenni di Rukio che comunque sono più famosi, insomma, le espressioni facciali. Ok, si è nota anche qui. Non è niente, però è importante. Vado a idratarti anche le mani, ok? Questo è proprio un burro molto 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 idratante. Vieni qui. Allora, questo è molto corposo, ma si assorbe abbastanza in fretta, devo dire, comunque. Sì, è molto valido come prodotto, molto piacevole. Anche l'odore molto molto piacevole, molto dolce. Ok. Io direi che dopo questo noi siamo a posto. Se vuoi ancora una fragola, qualcosa. No. Ok. E allora io ti ringrazio di esserti affidato a me anche questa sera. Davvero per me è sempre un onore sapere che ritorni qui ogni volta, perché vuol dire che sto facendo il mio lavoro correttamente. E ogni volta la tua faccia rilassata, la tua espressione quasi addormentata mi fanno un sacco piacere, insomma, perché vuol dire che sono riuscita anche a rilassarti, oltre a sapere di averti dato un trattamento di qualità. Quindi tu hai già preso appuntamento per la prossima volta, assolutamente. E sì, quando vuoi, quando hai bisogno, se ti è piaciuto poi un prodotto in particolare, io sono sempre, sempre, sempre qui.